Il brutto del nord Italia è che seppure è una bella giornata, ammazza quanto fa freddo. Comunque, a noi ci basta che non piove, così possiamo registrare il video. E chiudiamo anche un po' il giro dei kebab su Torino, facendo un po' quelli sparsi che erano rimasti dalle vostre segnalazioni. Riguardo le vostre segnalazioni, c'è stato da chiarire un paio di punti. Il primo oggi se famo Deniz, che in un precedente episodio ci ero passato davanti e ho detto ma perché questo qua nessuno mi ha segnalato? E invece no, me sono sbagliato io, perché uno o due di voi me l'ha scritto nei commenti, solo che mi è sfuggita evidentemente la segnalazione, me l'avete riscritto, l'ho recuperato e oggi se lo famo. Altra cosa è che ci stanno posti da voi segnalati, tipo We Baguette, vatti a mangiare il kebab da We Baguette, ma l'ho visto su Google, ho dato un'occhiata, è tipo un po' un ristorante che me vado a prendere il kebab e a portar via, tra l'altro ho messo dentro una baguette, quindi me lo eviterei. Per non parlare poi del fatto di come siate dissociati. Nell'episodio dei kebab su Torino, dove ho fatto anche Horas e Terra Santa, kebab da 10, se vi siete perso il video andatevelo a recuperare perché ho droppato il 10, ho incontrato un ragazzo in piazzetta mentre mi stava a mangiare kebab che mi fa no ma devi andare da coso, mo non mi ricordo il nome, il primo kebabaro di Torino, e io ho fatto ma com'è però il kebab, insomma niente di che, e quindi perché mi sai di che devo andare là, perché comunque è il primo kebabaro di Torino, sì ho capito, ma sarà pure il primo kebabaro di Torino, ma se tu mi stai a dire pure che non è niente di che, perché mi stai a segnalare di andare lì? Poi in presenza c'è, cioè, ti ho davanti. Cosa ti spinge a segnalarmi quindi questo posto? Perché, regà, non ci siamo capiti qua allora. Magari colpa mia, però io cioè non vado a fare un kebabaro perché è il primo. Allora mo inizia a fare pure 24 ore. Però comincio con Tuzia, 24 ore con Tuzia, va bene così? La cosa è da notare che, cioè pure lì Ada Kebab, è pieno dei kebabari a Torino, pieno. Quello è Mr. Shawarma, restiamo sempre qua. Comunque su una via ci stanno 18 kebabari. E allora rimediamo subito al mio errore di non averlo fatto precedentemente, eccolo lì, Deniz, via Monginevro 13C. Quello con gli ombrelloni rossi. Ma, boh, regà, mi sembra, allora, l'impressione che io avevo avuto passandoci davanti quando ho fatto l'altro episodio sui kebab era buona, infatti il posto è estremamente ordinato, pulito e fanno un sacco di roba, pure le insalate, gli hamburger, le pizze, quindi sotto quel punto di vista nulla da dire. Sotto il punto di vista del prezzo nulla da dire, 5 euro. Forse sotto il punto di vista del kebab, adesso andiamo a mangiarlo ovviamente, però un kebab a norma, di quelli che si trovano ovunque. Ci stanno le patatine fritte, regà, ve lo dico subito. Perché ci sono le patatine fritte all'interno? Perché io non l'avevo visto il ciotolone delle patatine fritte. Quindi quando mi ha detto come vuoi, io mi sono limitato, visto che non avevo visto le patatine fritte, a dire no picchiante, no cipolla. Colpa mia, perché mi è sfuggito il ciotolone di patatine fritte, quindi poi ho visto che ci metteva e amen. La piadina mi sembra ben rosolata. Ah? Che ne dite? Il kebab dentro è gonfio, la carne è cotta bene, però stiamo sempre a parlare di uno spiedo verticale, credo non fatto da loro, credo, tagliato a macchinetta. Ergo kebab, piadina un po' gommosa, e infatti quello è, c'è tanta carne, insalata, pomodoro, la roba che c'è dentro è tutta fresca, ha due grossi difetti, uno la salsa bianca non si sente proprio, zero, molto leggera, molto tenue come sapore. Due, la piadina è molto elastica.
molto elastica, troppo gommosa. Vantaggi: gonfio, come potete vedere, carne molto ben cotta, ingredienti freschi. Kebab, più buono di tanti altri, ma manco da annoverare come il miglior kebab assolutamente da mangiare. Un kebab da 7. Gli do 7 più perché veramente me ci ha messo un botto di carne dentro. Veramente tanta, tanta carne. Quindi si merita magari il voto in più. Ed è cotta molto bene. Di nulla. Da inizio alla fine abbiamo fatto, non ce lo siamo lasciato scappare. Un discreto kebab, ma niente di più. Andiamo a vedere gli altri due, che uno dovrebbe essere una chicca. Eccola forse la mina, regà. Da Fausi, il kebabaro, Corso Emilia 911. Perché forse è una mina? Perché addirittura su Google non c'ha manco gli orari. Niente. Quindi è mezzo sconosciuto. E invece io, se non ricordo male, mi pare di aver letto pure un paio d'articoli riguardo sto kebab de Fausi, fatto con la carne da paura. Andiamo a vedere che dice. Ho cercato un posto per fermarmi a mangiare il kebab e niente, tranquillo. Sono entrato dentro un parchetto e sono dovuto riuscire. Più che altro perché c'è sempre il discorso che devo appoggiare la telecamera a un par di metri da me e a passare volo a pialle a cuore un attimo. Quindi non è così scontato e semplice fare i video come li farsi al franchino in mezzo alla strada. Parliamo di questo kebab, che ho speso 5 euro e non ho lo scontrino. C'era una piccola vetrinetta di macelleria, quindi con tagli di carne fresca, e c'era dietro al laboratorio loro una persona che stava lavorando la carne, credo dissostando un pollo, può essere? Quindi fanno un po' di macelleria, lavorano la carne e si presuppone facciano lo spiedo loro. Non solo si presuppone, c'aveva i cartelli di dietro che se lo rivendicavano. Il spiedo fatto in casa, fatto dai professionisti, comunque spiedo verticale tagliato a macchinetta, come lo vuoi, no patatine, no piccante. Ma a me sta carne mi sembra sempre tagliata a macchinetta, così a riccioletti, lo stesso risultato de Deniz. Ah, sa già. È più saporito. Non so se dipenda dalle salse o dalla carne che effettivamente è più buona, però è più saporito. È molto buono come kebab. Sembra un kebab standard, ma è più buono dei kebab standard della media. È abbastanza gonfio, era più gonfio quello di Deniz, però effettivamente la carne c'ha tutto un altro sapore. Però ripeto, non so se dipende effettivamente dalla qualità della carne, dallo spiedo fatto da loro, oppure dagli insaporimenti che ci mettono dentro. Buono. La piadina è una buona piadina, non risulta gommosa ed elastica, anche se è rosolata meno magari di quella di Deniz. La carne è molto buona, peccato che con questa carne così, con uno spiato così, perché devo tagliare a macchinetta? Tagliare a coltello, la roba è più buona, consistenze diverse, spessori diversi. Voto per Fausi? Allora, tutto lascia supporre un kebab standard nella media, quindi kebab da 7. Quale può essere quello che abbiamo mangiato da Deniz o quello di Horas fatto negli episodi precedenti? Per la piadina, per il prezzo, per poi quello che c'è dentro, per avere lo spiedo, sì, magari fatto da loro, ma sempre tagliato a macchinetta,
sicuramente questo ha un sapore molto più intenso e molto più buono, che lo porta ad essere un kebab leggermente sopra la media. Certo, se appunto la pianina fosse un po' meglio, fosse tagliata a coltello e tutta un'altra serie di cose che elevano poi il kebab a buono, eccellente, ottimo, sarebbe meglio. Ma 7,5, 8 meno? 8 meno meno? Sì, fa così, 8 meno meno. Molto buono il sapore della carne, effettivamente. Mo ci spostiamo al centro, zona Quadrilatero Romano, perché ce n'è uno appunto sempre segnalato che pare, sembra essere storico. Andiamo a vedere com'è. Andiamo a vedere com'è e levammosi pure da st'impiccio che gira con tutta l'attrezzatura a mano. Non mi sembra il caso. Ed eccolo, Sinbad, via Milano 10, nel cuore del Quadrilatero Romano. Dite che far kebab è buono. Vabbè, mi sa che Torino non c'ha più niente da dire sotto il punto di vista kebab, eh? Però era giusto chiudere il giro, capire come era messa Torino sotto il punto di vista kebab. Abbiamo fatto quelli più consigliati, abbiamo fatti i migliori. Sicuramente, appunto, dopo poi Terra Santa e altri kebab buoni come Mr. Shawarma, mi viene in mente che l'ha portato sempre Giulia sul suo canale, o Demir, che ho fatto io, molto buono. E poi per il resto comunque siamo su una media buona, ma poi una media, perché anche questo non mi è sembrato nulla di eccezionale. Ecco, mo lo andiamo a mangiare, ma speso 5 euro per un kebab, ripeto, una norma. Però qua sto un po' scuretto e quindi cambiamo inquadratura, mettiamoci così, ecco, perfetto. Allora, la piadina mi sembra molto bella, fatta da loro e rosolata bene. Che ne dite? Ah? C'ha un bel aspetto la piadina. No piccante, sì cipolla. L'interno della piadina è a contatto con la carne, i suoi succhi, è rimasta un po' gommosa qui al tatto. Non lo vedo particolarmente gonfio. Spiedo verticale, tagliato a macchinetta, carne mi sembra rosolata bene, eh? Qui da padrona la fa la piadina, perché è veramente un'ottima piadina sia a livello di consistenza che di cottura, ma si vedeva. Per il resto mi sembra proprio un kebab nella norma, con la carne rosolata in maniera adeguata, insalata e pomodori freschi all'interno, la salsa bianca che non è troppo liquida, ha un buon sapore e accompagna bene un po' tutto il kebab, non è particolarmente gonfio, però regà, la piadina è veramente ottima. È un kebab anche questo sopra sempre alla media di Roma, eh? Ormai abbiamo capito che a Roma i kebab non si sapevano mangiare, non li sanno fa, non si sapevano mangiare, a parte quelle due o tre eccezioni che ci stanno e che ho messo anche nel libro. A proposito, voi siete comprato il libro Mi sono mangiato a Roma? No? È ancora in vendita, potete farlo. Però appunto è un kebab da 7 più. Io do 7,5 perché la piadina è superiore a qualsiasi altra piadina assaggiata in giro comunque qui a Torino. La piadina è proprio buona, è quasi un biscotto, cotta benissimo. E gli dà il kebab veramente una spinta particolare. Quindi, Sinbad, 7,5? Sì, te lo meriti, per sta piadina te lo meriti. Io a questo punto quasi vi direi che se potrebbe andare a cercare qualcosa di veramente buono sotto il punto di vista kebab a Milano.
anche se abbiamo già fatto, cioè ho già fatto il video su alcuni kebab a Milano, dove ho recensito anche l'ottimo kebab di Star Zagros. Però ecco, se c'è qualche milanese qui all'ascolto che conosce dei kebabari veramente buoni, però roba da 9, regà, su Milano me lo può segnare qua sotto, che spostiamo il format, che a Torino direi sia chiuso, su Milano. Detto questo, io vi ringrazio sempre di cuore per vedere i miei video. Vi ricordo, visto che leggo tanti commenti che chiedono dov'è la mappa, regà, la mappa è stata tolta da più di un anno, e quando è stata tolta un anno fa già non era più aggiornata da mesi, quindi non aveva senso tenerla. Ho fatto uscire i video su Roma con le top 3, è uscito il libro con le top 5 di ogni argomento, quindi riandatevi piuttosto magari a vedere i video delle top 3, oppure prendete il libro in libreria o su Amazon o sul sito di Momo, così avete sicuramente una sorta di guida, di mappa tascabile col libro. È un libro proprio da tenere sotto la sella del motorino, in macchina e ha buon bisogno da tirare fuori. Vi ricordo che tutte le mappe che invece magari trovate sull'internet, su Google eccetera, non sono fatte da me, non sono ufficiali e non le riconosco, perché chi le controlla? Cioè, possono scrivere quello che gli pare, possono mettere i voti che gli pare, che magari non sono i miei, magari sono fedeli, ma magari no. Quindi vi esorto a non utilizzarle, perché appunto non sono cose mie, non sono ufficiali. Per il resto,